la dottoressa Mariangela Spinazzola, tecnico della prevenzione. Con lei, buongiorno Mariangela, grazie anche oggi per essere qui con noi. Cerchiamo di andare avanti nel discorso che stiamo portando avanti in merito alla conoscenza della pasta. Abbiamo visto la pasta, come si prepara la pasta fresca, come si prepara la pasta all'uovo. È arrivato il momento di parlare della pasta ripiena. La regia ha preparato per noi questo inserto. Vediamo insieme. Che bella ricettina che abbiamo visto questa mattina, base di pesce, può essere anche un suggerimento magari da biodi se non avete tempo per preparare.
bello ordinare, però la salsina è una bella idea. Avete capito che parliamo di pasta ripiena. Pensate, delle prime tracce della pasta ripiena risalgono al XV secolo. Un modenese che parla di questa pasta usata in realtà per utilizzare della carne avanzata con una marea di spezie mescolate. Parliamo probabilmente degli origini del torto di Rico, che rappresenta la pasta ripiena per eccellenza. Allora, Mariangela, la pasta ripiena. Abbiamo visto che il ripieno di base può lasciare spazio alla fantasia, no? della cuoca, quindi possiamo dire quella ripiena con le verdure, possiamo dire quella ripiena con il pesce, possiamo dire quella ripiena con la carne, con i salumi, con formaggi. Insomma, la varietà è tantissima. Esistono dei particolari accorgimenti a seconda del ripieno, oppure ci sono delle regole di base che vanno bene per qualsiasi tipo di pasta ripiena? Sì, per la pasta ripiena sì, c'è una regola di base, quella comunque di una conservazione a 8 gradi. E chiaramente, perché comunque se c'è del pesce, può stare comunque anche intorno ai 2-4 gradi, se c'è della ricotta, dei formaggi, vanno bene intorno ai 4 gradi, altrettanto se ci sono anche dei salumi o comunque della carne. Ma siccome spesso noi abbiamo delle paste ripiene dove è unita la carne con del formaggio o comunque, come abbiamo visto, il pesce con delle spezie o comunque o con la ricotta, allora in caso se noi mettiamo, la conserviamo a 4 gradi, è ideale, è diciamo un principio di base per una corretta conservazione. Frigorifero a 4 gradi, frigorifero normale, un frigorifero normale, parte alta, parte bassa, parte centrale. I prodotti gastronomici sono meglio nella parte alta, perché nella parte alta comunque la temperatura è molto più fredda e la pasta fresca, soprattutto dopo che diciamo, è aperta, è ideale conservarla nel ripiano alto proprio perché arriva maggiormente il freddo. Ecco, qui parliamo di una pasta ripiena acquistata o una pasta ripiena preparata in casa? Allora, chiaramente se acquistata, dipende se è acquistata in maniera sfusa, dunque da dei pastifici che la vendono sfusa, comunque in quel caso va bene anche a 4 gradi. Invece se è acquistata da un supermercato ed è in atmosfera modificata, lì ci possono essere diciamo delle differenze, cioè se acquistate in atmosfera modificata ci può essere anche scritto di conservarla normalmente a temperatura ambiente perché la pasta ha subito un processo di pastorizzazione, e invece una volta che comunque viene aperta o comunque deve essere comunque conservata. Infatti l'errore che spesso fanno coloro che comunque imballano e dunque imbustano la pasta è quella che nella modalità di conservazione soltanto deve essere anche scritto che bisogna consumarla dopo la cottura, cosa che solitamente non eseguono, e dunque c'è anche gente che comunque mangia la pasta così come direttamente fresca, e non va bene perché comunque avendo del ripieno all'interno è giusto anche cuocerla. Capisco. Senti, supponiamo che acquistiamo insomma da un pasticcio, diciamo che preferiamo questo tipo di artigianato, noi ne abbiamo tantissimi di grande qualità, e quindi io vi invito ovviamente come sempre a valorizzare i nostri prodotti. Supponiamo che noi compriamo un pasticcio fresco, della pasta fresca, lo facciamo a casa, ripiena, la cuciniamo eccetera, avanza nel piattino, oppure vi facciamo un po' di più, vi dico vabbè domani devo lavorare, magari vi lascio un po' di più così i ragazzi la riscaldano, ma poi c'è la bella. In quel caso, quindi pasta ripiena, cucinata il giorno prima da poter conservare, come può essere conservata quella pasta? Innanzitutto nel contenitore in acciaio, e poi comunque se è già cotta, non speriamo un giorno. Se invece noi la prepariamo e l'abbiamo cruda nel frigorifero, in quel caso possiamo conservarla anche per 3-4 giorni, e lì come imballo vale sia qualcosa in acciaio che in plastica, quindi non congelarla. No, sì, quella assolutamente no. Esatto. Magari non so perché mi ho avuto questa associazione, qualche problema di forza che
può portare il cibo a variare. Senti, oppure stavo pensando in realtà alle nuove costruzioni che si vedono in cibo nell'ospedale, che è meglio non parlare, plastica, che secondo me alterano invece il sapore. Di catering e vive comunque gradi strani, come si passa poi da un concetto all'altro senza neanche rendersene conto. Poniamo la nostra pasta di pietra. Supponiamo invece che la mamma voglia preparare per il giorno dopo, per tutti i figli, un piatto di adottare, che magari possiamo anche vedere successivamente, però la cosa essenziale è che nel momento in cui viene preparato il vino bisogna riporre in un contenitore che può essere di plastica o anche in acciaio, e in quel caso comunque riporre va bene anche una pellicola, diciamo la classica pellicola, perché la pellicola va bene a differenza della carta stagnola, perché comunque essendoci o della ricotta o comunque a base di grasso, come dire, della carne, del pesce, esatto, in quel caso è giusto che non sia a contatto con la carta stagnola, ecco perché la pellicola va bene e va conservata in frigorifero. La cosa però essenziale da tenere presente è che il ripieno può essere preparato sì un giorno prima, ma non deve superare le 24 ore, cioè deve essere poi dopo consumato, dopo preparato insieme ai cannelloni, alle lasagne, come abbiamo fatto appunto riferimento prima, entro le 24 ore, oltre non può andare, perché comunque in quel caso il cibo e i vari ingredienti sono mescolati tra di loro e dunque potrebbero comunque subire dei processi di deterioramento maggiori rispetto, diciamo, al prodotto singolo. Quindi anche in quel caso il cotto è già sì. Ripieno assolutamente, massimo 24 ore, proprio conta. Ecco, e invece per quella pasta ripiena, per esempio, con le verdure, mi viene in mente ricotta e spinaci, gli aglioli, che sono tra l'altro uno squisitissimo piatto, molto semplice, anche con solo parmigiano e una miscela di burro. Come si può conservare quel tipo di pasta ripiena? Anche in quel caso va bene comunque che sia conservata entro i 4 gradi, perché comunque può essere conservata fino a 10 gradi e invece la ricotta comunque di 4 gradi si tiene sempre presente l'alimento che deteriora prima e che sta comunque ad una temperatura minore rispetto a quella maggiore, e nel caso specifico la ricotta a 4 gradi dunque può essere conservato appunto fino a 4 gradi, si tiene sempre presente il ingrediente che sta a dei minori gradi di temperatura, ecco. Quindi quello è forse un angolo che tu devi fare, che tutti possiamo fare. Esattamente. Tutti gli alimenti che ci possono essere preparati, si tiene presente l'alimento che deve avere una temperatura minore, ad esempio vedi il pesce che deve stare intorno ai 2 gradi, in quel caso se noi abbiamo qualcosa con del pesce, del formaggio e comunque se vogliamo anche dei salumi a seconda del ripieno che si preferisce, in quel caso si tiene presente i 2 gradi del pesce, anche se lì, come abbiamo detto, sono i salumi che stanno intorno ai 7 gradi, il formaggio che sta intorno ai 4 gradi, preferiamo quello minore, i 2 gradi, il pesce, ho capito? Allora in base a un calcolo abbastanza semplice, esatto, molto utile. Va bene il pastificio che la prepara, si consuma, la vende, si consuma, eccetera. A volte questi pastifici sono anche a vista, per cui è facile vedere, insomma, ci sono degli indicatori, no, che fanno capire se è un ambiente pulito,
riguarda le persone che si lavorano dentro, guanti, cappellini, piuttosto che il camice bianco. Ma come si fa a verificare tutto ciò in termini di prevenzione, quindi quello dovrebbe essere il tuo ruolo, che il ripieno utilizzato sia effettivamente preparato con dei prodotti di qualità? Allora, bisogna innanzitutto vedere, selezionare quelle che sono le materie prime, partire chiaramente dai fornitori, come confermano da lì, come preparano l'alimento e come confermano. Nel caso specifico, ad esempio, se vogliamo fare riferimento ai tortellini, ai ripieni di questi spinaci, bisogna innanzitutto vedere la provenienza della ricotta, e dunque leggere bene l'etichetta della ricotta. Chiaramente successivamente possiamo fare anche delle trasmissioni specifiche per la tipologia dell'alimento, però la cosa in generale molto importante è vedere il fornitore, se comunque la ricotta ha l'etichetta giusta e poi dopo come è conservata. Per gli spinaci altrettanto, selezionare e vedere il fornitore, dopo che arrivano comunque gli spinaci, conservati in frigorifero, intorno ai 10 gradi, si preferisce, visto che comunque è un'azienda grande, avere delle ripartizioni in base all'alimento, cioè la verdura in un frigorifero piuttosto i formaggi in un'altra e la carne in un'altra, soprattutto tra formaggi e carne sono degli alimenti che assorbono molto, dunque è ideale, se abbiamo diversi frigoriferi all'interno di un'azienda, è ideale averli ognuno nel proprio frigorifero separato. Chiaramente in casa invece li differenziamo in base ai ripiani. Certo, se li conserviamo bene con i giusti imballaggi, comunque non dovrebbero assorbire, voglio dire, degli odori rispetto agli altri. Ecco, l'etichetta che noi dovremmo trovare teoricamente in un pastificio fresco, quindi dovrebbe avere la formula, oltre che degli ingredienti utilizzati, anche da dove arrivano? Allora, sì, allora innanzitutto come etichetta devono avere i vari ingredienti, distinguendo tra la preparazione della pasta e il visto ripieno. E lì chiaramente deve essere tenuto un ordine decrescente in base all'alimento maggiore rispetto a quello minore. Come dicevo la scorsa volta, per la pasta, tipo la farina, fino ad arrivare ad esempio se viene messo del sale o comunque dell'olio a seconda per la pasta sfoglia. Per i ripieni altrettanto, se viene messa maggiore ricotta rispetto magari a degli spinaci, fa prima la ricotta e poi dopo successivamente gli spinaci o noce moscata o comunque voglio dire del sale. Invece, per quanto riguarda la questione dei fornitori, è buona regola che tutti i pastifici abbiano comunque a parte tutto un elenco di fornitori da cui si servono, soprattutto se sono dei pastifici che hanno dei marchi di eccellenza. Perché il marchio di eccellenza sta a significare che all'interno viene adottato un sistema di qualità che inizia proprio dalla selezione dei fornitori. Certo. Senti, qual è il consiglio che ti senti di dare alla mamma che è a casa, che sta guardando la televisione? A che cosa deve stare attenta quando decide di comprare una pasta fresca ripiena? Allora, deve stare attenta per la pasta ripiena alla rugosità della pasta, che chiaramente è qualcosa che viene visto immediatamente. Anche al colore chiaramente del ripieno, e deve comunque essere attenta affinché all'interno dell'azienda, del pastificio stesso, vengano adottate delle buone prassi igienico-sanitarie a partire proprio dalla pulizia, perché l'utilizzo stesso di alcuni tovagliolini, di alcuni comunque rotoli di carta rispetto magari al canovaccio sta a significare che effettivamente all'interno c'è anche, viene tenuta una buona pulizia, o comunque anche ad esempio su un banco, il fatto stesso sull'acciaio è evidente se c'è presenza di olio o comunque di grasso di unto o comunque i pavimenti, cioè è molto importante la vista dei vetri o comunque le pulizie straordinarie, perché se abbiamo un pastificio a vista, come abbiamo detto, si vedono addirittura se c'è presenza di polvere addirittura sulle cappe o comunque sulle condotte. In quel caso sta a significare che il pastificio comunque è attento se periodicamente adotta delle operazioni straordinarie di pulizia, certo. E così chiaramente lo fa nelle operazioni quotidiane, certo. Se una persona è attenta per quelle cose, è attenta anche per
le cose chiaramente più semplici. Certo. Bene, cara amica mia, abbiamo concluso il nostro tempo anche questa mattina. È sempre un piacere parlare con te di queste cose, perché io mi auguro che almeno questi piccoli consigli vi aiutino nel quotidiano. Continueremo la settimana prossima e chiuderemo il discorso della pasta parlando della pasta, quella a lunga conservazione, quella che viene utilizzata, insomma, normalmente. Pensate che la pasta ripiena nasce poi di base come la pasta delle feste, e invece oggi, insomma, grazie all'evoluzione dei mestieri, della possibilità d'acquisto, è diventata quasi una routine, insomma, utilizzare questo tipo di pasta. Noi vi ringraziamo ovviamente per l'attenzione, io come sempre vi auguro fortuna, mari tranquilli, buoni amici e buon voyage.